Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa che come sempre inizia dalle prime pagine dei quotidiani regionali e andiamo a vedere le quattro edizioni provinciali del centro, poi vedremo anche Messaggero e Città. Partiamo proprio dalla edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo. In apertura la polizia denunciate i ragazzi violenti. Si indaga a Pescara sul pestaggio del tredicenne, altri due casi in centro storico. Poi, sempre per quanto riguarda Pescara, vedete la foto dei giocatori del Pescara sotto la curva nord. Il Pescara dice grazie a Bocic, sconfitto 2-1 il Cosenza nella partita di ieri sera. Le Grottaglie indovina il cambio e vince la partita al 94esimo. Andiamo a vedere poi nello spazio delle cronache, nuove tariffe sui passi carrabili, la tassa aumenta del 12%. Poi ancora lo storico istituto Ravasco senza iscrizioni, dunque cancellate le medie e le superiori. A Pescara, nel quartiere Colli, investe addetto al funerale e si dà alla fuga. Andiamo a vedere il taglio alto con il rimpatrio di Lorenzo. Sono tornato e sto bene. Emergenza coronavirus, è rientrato lo studente pescarese, che però dice di voler tornare in Cina. Il rimpatrio italiani in fuga da Wuhan, ora sono tutti in isolamento nel centro sportivo della Cecchignola a Roma. Questo su quanto riguarda il rientro di Lorenzo Di Berardino. Poi ancora l'altro abruzzese, il manager che è bloccato a Shanghai, Antonio Rietti di Penne, dice sono in ansia. Chiaramente non è una bella situazione quella che stanno vivendo le persone che si trovano in Cina. Nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo, quel super social chiamato Sanremo. Oggi comincia il 70esimo festival della canzone italiana. Continuiamo con il centro, andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. In apertura, mamma morta, c'è un indagato. A Chieti, omicidio stradale, 39enne sotto accusa, ha invaso l'altra corsia. Poi, nella fotonotizia, via al trasferimento dei bus, la nuova sede tua pronta a tempo di record, ieri il taglio del nastro. Atti sessuali su bimba di 4 anni, Lanciano a giudizio un 87enne, le accuse della piccola figlia della domestica. E ancora sfida di Stefano Febbo, il PD chiama Di Paolo, questo per quanto riguarda le amministrative del capoluogo teatino. Andiamo avanti con l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. In apertura, nominata la giunta ad Alberto Bis, gli assessori diventano 9, Cavallari scelto come vice sindaco. Nella fotonotizia di centropagina, accusato di essere un soldato dell'ISIS, via al processo, il giovane si è radicalizzato a Colonnello, è stato arrestato a Milano. Ancora arresto per la rapina in gioielleria, Roseto, malvivente identificato 4 mesi dopo il colpo, picchio la titolare. Nelle cronache, falso, assolto l'ex primario del Mazzini di Teramo, nuovo ospedale, privato propone un progetto e poi l'iniziativa Albergo Diffuso per valorizzare Silvi Paese. Andiamo avanti, sempre con il quotidiano Il Centro, l'edizione aquilana apre così. Casa dello studente, la regione non paga, l'Aquila avvia l'esecuzione per i risarcimenti ai parenti delle vittime. Nella fotonotizia il comune boccia il piano del parco Gran Sasso Laga, altri 3 mesi per le osservazioni. Ancora appalti, assolti Barattelli e Marinelli. L'Aquila lavori per 11 milioni, ribaltate in appello le condanne di primo grado. Sul candidato sindaco la Lega non molla per quanto riguarda l'elezione ad Avezzano e a Celano verso Alleanza 5 Stelle. Centrosinistra, sul Mona spuntano altre crepe sul ponte Capograssi. Questo per quanto riguarda il centro, adesso andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Il titolo con il virgolettato di Lorenzo Di Berardino, riportato dai suoi genitori: Voglio ritornare in Cina. All'arrivo a Roma, Lorenzo ha rassicurato tutti, ha detto che è andato tutto bene, ma non può incontrare i genitori. In arrivo, intanto,
i kit per le diagnosi rapide del coronavirus, per ora test nel capoluogo adriatico. Per quanto riguarda invece la movida violenta, botte per una ragazza, due in ospedale. Sabato sera accesa lite davanti ad un locale di Pescara Vecchia a causa delle botte ricevute. Due persone, un trentenne di Chieti e un romeno, sono finite al pronto soccorso, da cui sono stati poi dimessi con prognosi di 10 e 15 giorni. Andiamo a vedere anche qui la fotonotizia di centropagina. Battuto 2-1 il Cosenza, reti di Zappa e Bocic al 94esimo, Pescara grande vittoria in remontada. C'è stato anche un rigore fallito da Galano. Poi il lupo solitario affiliato dell'ISIS in aula a Teramo, i Sam Shalabi, per la prima volta in tribunale, avrebbe detto: sono pronto a fare la guerra. Ieri dunque è iniziato il processo in corte d'assise al 24enne egiziano. Poi di spalla nomine ASL Paolucci, il ministero invii gli ispettori, lo scontro ancora una volta è sulla sanità, in ballo i direttori sanitari di Chieti e L'Aquila, procedure irregolari secondo il capogruppo del Partito Democratico ed ex assessore proprio alla sanità. Nel taglio basso il campione vastese Jimmy Garoppolo KO al Super Bowl, la sua squadra è stata sconfitta nel appunto Super Bowl che si è giocato qualche ora fa. Poi nel taglio alto a Teramo, da Alberto Vara la nuova giunta, la sorpresa è di Dalmazio. Lanciano, bambina abusata da un pensionato, i genitori vogliono 100.000 euro. A San Valentino, operaio folgorato nel cantiere, chiesto il processo per 4. Antonio Cavallo, 45 anni di Rosciano, morì mentre lavava una betoniera. Secondo la procura non sarebbe stata messa in sicurezza la linea elettrica. Adesso andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura è dedicata alla politica. D'Alberto Vara alla giunta bis a 9. Cavallari vice sindaco, entrano Maranella, Verna e De Santis, fuori Marroni e Mistichelli. La fotonotizia è sempre sulla giunta teramana. I social si scatenano sul tandem D'Alberto Cavallari come Coppi e Bartali. Questo fotomontaggio con i due volti a sostituire quelli dei grandi campioni di ciclismo. Poi andiamo a vedere nel taglio alto a Teramo, presentato un nuovo progetto per l'ospedale. Il coronavirus, dimessi due ricoverati al Mazzini, erano una coppia di cinesi che inizialmente si erano recati al pronto soccorso del Val Vibrata. Poi Valle Castellana, le Marche spingono per la secessione. Andiamo a vedere le altre notizie. Giulianova, lo splendore, l'ultimo saluto all'arbitro Franco Bei. A Roseto, in arrivo i certificati per gli stadi comunali. Terrorismo, il soldato dell'ISIS a processo. Si tratta di un egiziano che ha lavorato e vissuto a Colonnella. Il Partito Democratico, passaggio di consegne fra Di Stefano e Possente. E poi la Marroni si consola con la guida di Italia Viva, così l'ex vice sindaco di Teramo. Ancora Roseto degli Abruzzi, arrestato il rapinatore violento. E per quanto riguarda il calcio di Serie C, quando il diavolo scende in campo non ci si annoia mai. Lasciamo le prime pagine regionali, andiamo ad aprire il consueto spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura, scuole, sfida sulla quarantena. I governatori del nord, isolare gli alunni di ritorno dalla Cina, Zingaretti, già sospesi i voli a piccole borse asiatiche. Persi in un giorno 420 miliardi di euro, atterrati intanto gli italiani da Wuhan, abbiamo visto, stanno tutti bene, tra cui c'è anche l'abruzzese Lorenzo Di Berardino. Poi andiamo a vedere gli approfondimenti, la ricercatrice dello Spallanzani, io i microscopi, la parità, questo per quanto riguarda la ricercatrice di Campobasso che è riuscita ad isolare il virus, l'attacco di Pechino, il panico, colpa degli Stati Uniti, questo per quanto riguarda invece i riflessi di politica internazionale. Poi con la nuova legge a Lega e Fratelli d'Italia, da soli 205 deputati su 400, la simulazione sul taglio dei parlamentari. E infine sulla prima pagina troviamo anche
Nella fotonotizia, quanto accaduto nella conferenza stampa di presentazione del festival, Fiorello Mattatore da stasera è festival, lo showman con Amadeus, le canzoni in gara, Fiorello che durante la conferenza stampa ha improvvisato anche un piccolo show a supporto del suo amico Amadeus. Poi su Repubblica torniamo invece alla Cina, i governatori leghisti, bambini dalla Cina fuori dalle scuole, questo è il virgolettato. Virus, le regioni del nord chiedono di non far entrare gli alunni. Zingaretti, allarmismi ridicoli, da Cuneo a Roma numerosi casi di intolleranza, l'epidemia si abbatte sui mercati, Pechino rivede il PIL al ribasso, crolla la borsa, l'aereo degli italiani lascia un 17enne a Wuhan da solo, il ragazzino aveva la febbre. Poi il commento, la paura e l'ignoranza, scrive Concita De Gregorio, a commento proprio di quanto sta accadendo anche nei confronti di cittadini cinesi che nulla hanno a che fare con il virus. Lasciamo Repubblica, andiamo sulla Stampa, il titolo di apertura, in fuga dall'inferno del virus, i racconti alla Cecchignola dei 56 italiani appena rientrati, scappati da un incubo come Chernobyl, proposta shock dei governatori leghisti. Isolare i bimbi tornati dalla Cina, altri episodi di intolleranza. Mercati sotto pressione, da Shanghai a Tokyo precipitano le borse, il petrolio ai minimi da un anno. I danni in Italia, febbraio zero arrivi, piogge di disdette, persi 500.000 turisti, parla l'epidemiologo, contagi, dati falsati, potrebbero essere almeno 150.000. Dai bachi da seta al coronavirus, i segreti soffocano Pechino, e l'articolo a commento della notizia principale. E poi a centropagina parte il festival e Fiorello ruba subito la scena ad Amadeus. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano, tutta Europa e Stati Uniti, i paesi barbari senza prescrizione. Renzi e Salvini uniti a Forza Italia e avvocati contro la barbarie, tra virgolette, ma il sistema all'italiana fermato da buona fede ce l'ha solo la Grecia. Questo per quanto riguarda lo scontro sulla prescrizione. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo sul Sole 24 Ore, in apertura, Cina, il virus abbatte le stime di crescita. Questo è l'approfondimento del quotidiano economico finanziario italiano. L'emergenza sanitaria, Conte, allo studio misure di sostegno alle imprese italiane più coinvolte, la crescita 2020 al 5,4%, fermi i 24 distretti industriali da cui arriva l'80% del PIL cinese, l'OPEC pronta a ridurre la produzione di petrolio, quotazioni in caduta, i governatori del nord della Lega dicono isolare gli studenti rientrati dalle zone a rischio ed è polemica. Poi andiamo a vedere le altre notizie, il mille proroghe, prorogata la CIGS per le crisi aziendali, ancora la riforma del fisco, al via il confronto sulle proposte, il cantiere come sempre, come ogni anno, organizzato dal Sole 24 Ore. Andiamo sul Manifesto, il titolo di apertura, l'influenza del mercato, questo gioco di parole su quanto abbiamo visto già in questa nostra rassegna stampa, con il tonfo delle borse da Shanghai a Shenzhen, meno 8,13 rispettivamente meno 8,30, la riapertura dopo il capodanno infestato dal coronavirus, un crollo che lascia presagire effetti negativi sull'economia mondiale, in Cina i contagi sono 17.360 le vittime, più di quante ne fece la SARS, anche se gli esperti dicono che la mortalità di questo tipo di contagio è minore rispetto alle altre pandemie che sono state affrontate in questi anni. Poi lo sentiremo il virologo abruzzese Giustino Parruti nel servizio nella seconda parte della nostra rassegna. Nel taglio alto, memorandum, modifiche d'azzardo, Italia-Libia, sabbie mobili, il rischio di promesse sotto ricatto. Lasciamo il Manifesto, andiamo su Avvenire, psicosi e divieti, sempre il titolo sul coronavirus. Quattro governatori leghisti, isolamento per i bambini tornati dalla Cina, quarantena per i 56 rientrati da Wuhan. A Pechino il virus mina l'economia, dal paese più colpito accuse all'America, crea panico in Italia, primi episodi di intolleranza. Poi ancora
La prescrizione, palla a Conte, nazionalisti riuniti a Roma, tensione del governo, ferme le deleghe ai sottosegretari, Salvini no al summit. Poi la storia che arriva invece dal Pakistan, una 14enne rapita, rimane senza giustizia, Uma condannata al matrimonio. La ragazza di una famiglia cristiana rapita 4 mesi fa da un gruppo di adulti musulmani e poi presa in moglie da uno di essi. Diciamo che il Pakistan sta affrontando una riforma di questo tipo di situazioni, anche se la legge coranica vige ancora e sulle norme che si stanno producendo in questi anni. Andiamo sul Messaggero, il titolo di apertura: virus, il caso dei cinesi in classe, i governatori leghisti, quarantena per gli alunni dalla Cina, polemica con governo e presidi, i 56 italiani rientrati in caserma a Roma, noi prigionieri a Wuhan, Pechino contro gli Stati Uniti. Poi il racconto, il giovane, il tecnico e il manager, ultimi giorni senza cibo, l'intervista, capo a più fondi alla ricerca in Italia, è dura, e questa è una certezza per i nostri ricercatori. Poi ancora, pensioni, scoglio giovani, soglia minima 780 euro, vertice governo sindacati, allo studio garanzie per i precari. Andiamo avanti con il quotidiano Il Tempo, trovata la soluzione, il virus è diffuso dai giornalisti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che da un mese dice tutto e il suo contrario, scopre la verità. Non è la malattia a preoccupare, ma la circolazione delle notizie allarmanti che avevano dato loro. Questa è la polemica sollevata dal quotidiano Il Tempo. Sul Libero, la ragazza prende 1.500 euro da 6 anni, precaria isola il virus, i ricercatori trattati in modo scandaloso. Non da oggi, bisogna dire, una delle 3 donne di cui il governo si vanta è sfruttata e umiliata. In Italia sono migliaia i geni della medicina nelle sue condizioni. Si tratta appunto di Francesca Colavita, trentenne di Campobasso, ricercatrice allo Spallanzani. Andiamo avanti ancora con La Verità, allarme coronavirus, Conte abbandona ragazzo italiano in Cina, rimpatriati 56 connazionali, ma un minorenne viene lasciato giù dall'aereo perché ha la febbre, soltanto l'ultima contraddizione di una gestione pasticciata dell'emergenza sanitaria, tra evocazioni della peste, velleitarie chiusure dei cieli e accuse di razzismo. La botta all'economia di Pechino fa crollare la borsa, ma anche il prezzo del petrolio. Andiamo a vedere adesso i quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, in apertura i 25 giorni che portano a Juve-Inter, Conte alla rovescia. Derby, Lazio e coppe prima di Sarri, ora ha più soluzioni, Handanovic tenta il recupero, ma Padelli non trema. E qui vedete proprio la roadmap dell'Inter verso la partita, lo scontro decisivo contro la Juve. Il commento: Eriksen corre contro il tempo, la chiave è lui, e poi la capolista in crescita, le rivali pure, nell'articolo di Arrigo Sacchi. Ancora, premio assegnato dai tecnici, Gasp d'oro, esempio Atalanta, emozione per Sinisa, svolta Toro con la decisione di Cairo, Mazzarri via, c'è Longo, ragazzo del Philadelphia. Di spalla, CR35, tra compleanno e Giorgina a Sanremo, più stella che mai, e con la fidanzata First Lady al festival. Questo per quanto riguarda Ronaldo. Ancora la polemica: Rocco e i suoi fardelli non sono lo scemo d'America, commisso sui presunti torti arbitrali, pretendo rispetto per la Fiorentina, così il suo presidente. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport, commisso arbitri, scontro frontale, il presidente della Fiorentina incontra Gravina mentre monta la bufera sui rigori alla Juve, Nicchi attacca, siamo disgustati, dura la replica, dovrebbe stare zitto, ci vuole rispetto nonostante il VAR. Continuano dunque le polemiche sugli arbitri. Il Napoli balla con Diego, battuta la Samp a Marassi, altra vittoria dopo quella con la signora, la firma Demme che cancella la rimonta doriana, Mertens completa la festa, 2-4 per la squadra di Gattuso. Mazzarri via dal Torino, che viene affidato a Longo, come abbiamo già visto in precedenza.
Poi futuro Milan, Milan c'è Rangnick, in Germania sono sicuri, l'uomo del miracolo Lipsia sarà il tecnico, tecnico e direttore tecnico rossonero. Andiamo adesso a vedere anche tutto sport. In apertura Zeman sta con la Juve, il rivale storico dei bianconeri interviene a sorpresa nella polemica innescata dal presidente Viola Commisso. I due rigori c'erano, ha ragione Nedved. Poi caro Rocco, negli USA gli arbitri non si toccano, e il commento di Vittorio Feltri sempre sulle polemiche sollevate dal presidente della Fiorentina. Forza Longo riapri il fila, svolta Toro, Mazzarri rescinde, arriva il tecnico cresciuto con il Granata addosso. L'Inter con i nuovi sta fuori Asamoah per quanto riguarda la squadra di Conte, e poi la panchina d'oro a Gasperini. Prima di chiudere questa prima parte di rassegna, però, restando sempre allo sport, andiamo a vedere quanto accaduto ieri sera allo stadio Adriatico Cornacchia nella partita rocambolesca finita 2-1 per il Pescara contro il Cosenza. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Notte dalle mille emozioni allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, dove dopo tre mesi Pescara torna a conquistare i tre punti al termine di una sfida che per intensità non ha lasciato davvero un attimo di respiro, con l'urlo liberatorio dei tifosi biancazzurri al 94esimo per il gol vittoria di Bocic, per le grottaglie 6 punti in 2 partite sulla panchina del Delfino, con la storia del campionato che ora può davvero cambiare. Il tecnico abruzzese conferma il 3-5-2 di Udine con il ritorno di Melegoni dal primo minuto a centrocampo. Out per infortunio l'ultimo arrivato Pucciarelli, per il resto in campo la stessa formazione vittoriosa con il Pordenone. Il tecnico Silano braglia senza Bruccini e Masciac, risponde con lo stesso modulo degli abruzzesi, 6.000 poco più gli spettatori all'Adriatico dove dirige Rapuano di Rimini. Il Delfino parte forte chiudendo nei primi minuti i calabresi nella metà campo, anche se al 12esimo l'occasione più ghiotta capita proprio agli ospiti con Rivière che si ritrova il pallone fra i piedi e se ne va tutto solo verso Fiorillo, calciando poi la sfera di un soffio al lato. Dopo il buon avvio locale è invece la squadra di Braglia a farsi preferire, con Fiorillo miracoloso al 27esimo su Dorazio sul secondo palo. Passa poco più di un minuto e Rivière solo davanti al portiere biancazzurro si infortuna al momento della conclusione sciupando una ghiotta occasione. Il giocatore francese non riesce a restare in campo e così al suo posto entra Pierini. Finale di primo tempo amaro per il Delfino che al 47esimo resta in 10 per il secondo giallo a Palmiero, autore di una grossa ingenuità, e che lascia così in inferiorità numerica la sua squadra nel secondo tempo. Le grottaglie nella ripresa manda in campo Crecco per un Melegoni non al meglio, ma i biancazzurri rischiano ancora al quarto quando Pierini in area abruzzese da ottima posizione si impappina sul pallone permettendo a Fiorillo di parare. Ma al secondo tentativo il Cosenza passa in vantaggio all'ottavo con Asensio che di testa su cross di Prezioso non sbaglia, regalando il meritato 1-0 alla formazione silana. Sotto di un gol e con un uomo in meno Fiorillo e compagni vedono le streghe, anche se al 13esimo viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Sciaudone per un fallo su Maniero. Ci si attende una scossa in casa del Delfino, anche se per qualche minuto sono ancora gli ospiti che continuano a far vedere le cose migliori con le grottaglie che poi manda in campo Castanos per Del Grosso, cambiando un po' lo schieramento dei suoi ragazzi che però pian piano iniziano poi a farsi vedere con maggiore intensità nella metà campo calabrese. Al 25esimo arriva così il gol del Pescara quando su cross di Crecco Zappa al volo fa 1-1 segnando la seconda rete consecutiva. Esplode l'Adriatico con il Pescara che si rianima e con Crecco che alla mezz'ora mette il pallone sull'esterno della rete sfiorando il 2-1. Si desta finalmente il Delfino che spinge sostenuto dai suoi impagabili tifosi, con il Cosenza ora in difficoltà anche fisica. Al 42esimo il neoentrato Bocic ha una buona opportunità ma Perina respinge con i piedi prima del fallo del portiere al 44esimo su Menucha in area di rigore calabrese. Rapuano assegna il penalty con Perina che salva su Galano mandando il pallone sulla traversa. Si disperano i tifosi di casa con i calabresi che invece riprendono ad attaccare colpendo
poi un clamoroso palo con Asensio al 92esimo con Fiorillo battuto, ma questa volta il recupero è una volta tanto dolce per il Pescara con il neo entrato Bocic che al 95esimo in contropiede va a segnare il gol del 2-1 sotto la curva nord in una serata memorabile e che si chiude con il Cosenza in 9 per l'espulsione di Canutè per doppio giallo al 97esimo e festa per il Delfino sotto la curva dei suoi tifosi. Adesso noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi nella seconda parte della nostra rassegna stampa andremo a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi e prima del break pubblicitario però vediamo le previsioni meteo per le prossime ore. Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, ripartiamo come detto in precedenza dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi dove ritroviamo però l'emergenza coronavirus con i suoi sviluppi in Abruzzo. Parla Lorenzo, sono tornato e sto bene, scrive il centro. Addio a Juan, lo studente pescarese, e a Roma, il papà e la mamma scusate, non riescono a riabbracciarlo, deve stare in isolamento. L'altro abruzzese bloccato, Rietti da Shanghai, sono preoccupato, non si vede la fine dell'emergenza. Intanto già dimessi i due pazienti cinesi di Teramo, vertice a Pescara per potenziare la rete regionale di difesa, ecco chi sono gli esperti al lavoro, li vedete nella fotografia. Prima di andare a vedere il servizio andiamo ad osservare anche la pagina Abruzzo del Messaggero, l'epidemia che spaventa, coronavirus, in arrivo i kit per la diagnosi rapida in regione, ora nessun caso sotto esame dopo i tre rientrati all'Aquila e Teramo, il laboratorio di riferimento a Pescara sarà in grado di fare le analisi in proprio, dunque non bisognerà per forza avvalersi della collaborazione dello Spallanzani. Ieri nuova riunione operativa per mettere a punto la macchina sul territorio, analizzate le modalità di intervento e la dotazione dei dispositivi di sicurezza. Completiamo questa pagina prima del servizio, accordo con il PD, 5 Stelle diviso, favorevoli tutti i Democrat, pettinari duro, dovranno passare sul mio corpo, Di Nicola, proposte concrete su cui confrontarci, questo l'articolo di Politica, ma noi torniamo al coronavirus e andiamo a vedere insieme il servizio. Mentre i primi 56 italiani sono tornati in patria con un volo militare partito da Wuhan e atterrato a Pratica di Mare, tre ricercatrici dello Spallanzani di Roma sono riuscite ad isolare il coronavirus, passo fondamentale per sviluppare terapie ed un possibile vaccino. La più giovane di loro, Francesca Colavita, ha 30 anni ed è originaria di Campobasso, precaria come tanti ricercatori italiani. Allo Spallanzani ha un contratto a tempo determinato in scadenza e lavora per meno di 20.000 euro l'anno. Il virologo Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e coordinatore della task force abruzzese, spiega ai nostri microfoni cos'è il coronavirus. L'incidenza di morti è bassa. Questo coronavirus è un virus respiratorio che ha la capacità di determinare con i suoi recettori per il polmone potenzialmente un'infiammazione polmonare molto importante che va fuori controllo in alcuni soggetti determinando un danno polmonare purtroppo irreversibile data la mancanza di cure specifiche per questa condizione. Cioè la terapia è solo di supporto, è antinfiammatoria e di aiuto alla ventilazione, però non può essere risolutiva in tutti i casi. Il tasso di mortalità è intorno al 2%, questo da una parte è una cosa che tranquillizza perché insomma voglio dire è una condizione meno grave della SARS che dava il 12% e della MERS che tuttora sta dando intorno al 35%, però è una cosa che non è del tutto buona, cioè vuol dire che sebbene i malati prima o poi vadano a sviluppare un quadro clinico che può essere meno grave ma comunque sintomatico, ci sono parecchie situazioni, molte persone che per un periodo di 5, 6, 7 giorni possono portare la condizione in modo sintomatico, anche se poi svilupperanno la fase sintomatica e quindi
diffondersi nel mondo, capite? Quindi il timore che questa bassa mortalità ci dà è che se noi non mettevamo quell'allerta adeguata per tempo, la distribuzione nel mondo di queste persone potesse essere facilitata proprio dal carattere un po' più benigno della malattia. Però quello che ci tengo a sottolineare in questa circostanza è che c'è stato uno scambio talmente tempestivo di informazioni che tutti i sistemi occidentali sono stati allertati. Tornando invece ai connazionali rientrati oggi in Italia dalla Cina, tra i quali c'è anche lo studente pescarese Lorenzo Di Berardino, dovranno restare alla Cecchignola in quarantena per altre 2 settimane prima di poter tornare ciascuno nella propria abitazione. Nel centro militare di Roma è stato allestito intanto un apposito campo dove, dopo i primi controlli allo sbarco, saranno monitorati per i prossimi 15 giorni. E non siamo riusciti a vederlo, ci hanno comunicato che non è possibile per il momento incontrarlo e che ci avrebbero fatto sapere qualcosa nei prossimi giorni. Ci parliamo tranquillamente via messaggio, via telefono con Lorenzo, che è tranquillo, un po' scombussolato da tutte queste 2 giornate, insomma un po' tumultuose, però lui sta bene, sereno, tranquillo, ci ha confortato molto, insomma, sentirlo e soprattutto vederlo arrivare in Italia, insomma. E mentre più del contagio si sta diffondendo la paura e la caccia immotivata al cinese, nelle farmacie scarseggiano le mascherine nel tentativo, anche questo del tutto immotivato, di difendersi da un virus che al momento desta allerta e non allarme. Anche su questo il dottor Parruti invita tutti alla calma e a non farsi prendere dalla psicosi. Qual è la verità sulla mascherina? Se un malato potenzialmente contagioso porta la mascherina e io sono a 1 metro, come siamo io e lei, di distanza in questo momento, non c'è nessun rischio di contagio, cioè la mascherina è altamente protettiva. Quello che vi sto raccomandando a tutti, non fate incetta di mascherine però nelle farmacie, perché altrimenti se qualcuno ne ha veramente bisogno poi non la trova. Quindi che io abbia a casa 50 mascherine quando non sono io a dover difendere la collettività, sto facendo solo un aggiottaggio contro il bene pubblico. Quindi vi raccomando, la mascherina serve, ma serve se serve, quindi lasciatela in farmacia per chi ne ha bisogno. Andiamo avanti, la pagina Abruzzo sul centro con la politica. Pettinari minacciato durante il Consiglio regionale. In un fuori onda di 50 secondi le voci di esponenti del centrodestra che vogliono dare, virgolettato, 2 mazziate e 2 sardelle al 5 Stelle. Qui vengono riportati anche i fotogrammi del fuori onda, che però credo non ritragga i protagonisti invece di quelle parole. Poi innovazione ed ambiente, Campitelli adesso si punta su Manchester, la regione al meeting per il progetto High School sulla energia sostenibile. Poi formazione, 20 milioni alle imprese, il 10 febbraio a Pescara, seminario di fondi impresa. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo sulla città. Abruzzo sempre più attento alla differenziata, e il titolo dell'articolo: durante lo scorso anno il consorzio Ecolamp ha raccolto 17 tonnellate di lampadine esauste. Poi andiamo a vedere insieme ancora sul quotidiano Il Centro le pagine, la pagina Abruzzo, le pagine Abruzzo, i comuni verso il voto con il centrodestra che tenta una mediazione, lo stop di Forza Italia scatena la reazione della Lega per il carroccio, la spaccatura su Chieti è un atto ostile da vendicare a livello regionale, D'Eramo congela anche la scelta su Avezzano e rivoluzione il partito. Qui trovate tutti i nomi che fanno i renziani, capoluoghi, ecco le nomine di Italia Viva. Poi il caso Gatti, c'è l'atto che sblocca la designazione, sospiri, firma dopo l'ok di Marsilio, niente corte dei conti per l'ex politico e Giardino lascia la regione. Ora le pagine di Pescara, sempre sul centro, sabato violento, nuovi casi, 2 aggressioni in centro storico, il questore chiamate subito il 113, i ragazzi medicati al pronto soccorso, uno di loro ha raccontato di essere stato picchiato da una gang, la polizia indaga sul pestaggio in centro del 13enne ferito in viso e sul capo e poi minacciato sui social.
Pettinari dice città invivibile e fuori controllo. Il consigliere regionale parla di un allarme sicurezza e chiede presidi fissi di polizia 24 ore al giorno. Su questo argomento andiamo sul Messaggero. Botte a Pescara Vecchia e ragazzino pestato, un altro sabato di guerra. Indagini della polizia su due episodi, il tredicenne inseguito e picchiato da una banda di coetanei al setaccio. Le immagini in centro storico, due trentenni finiscono in ospedale dopo la zuffa, Pettinari accusa, allarme, sicurezza. Poi Carota, rimettiamo i tornelli con vigilanza estesa al sabato nel comune. La consigliera leghista prepara una mozione per proteggere dipendenti e ospiti dei due palazzi. Nella pagina successiva, quattro imputati per l'operaio folgorato. Le richieste di processo della procura al termine delle indagini sull'incidente che a luglio del 2018 costò la vita ad Antonio Cavallo. Rete elettrica senza protezione, per il PM negligenza, imprudenza e violazione delle norme di sicurezza tra le cause della tragedia. Poi Caramanico, petizione per la chiesa abbandonata, 3 anni dal crollo del tetto minato da neve e terremoto, ancora tutto fermo a Santa Maria Maggiore. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre pagine che riguardano Pescara. Il Ravasco, non ci sono più iscritti, cancellate medie e superiori. Deludenti risultati dell'Open Day, 30 docenti restano senza lavoro, la preside, si chiude un'epoca. Stamane alle 9 sit-in davanti alla sede di Viale Bovio degli studenti dell'ultimo anno e dei genitori. Poi i tributi del comune con la COSAP, tassa sui passi carrabili, aumenti del 12%, la giunta aggiorna le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico, canone più caro anche per bar, ristoranti e ambulanti. Lavori a Porta Nuova, centrodestra diviso, nuova ciclabile alla Pineta e progetto di Viale Marconi, giovedì il vertice maggioranza. Andiamo avanti, paura ai colli, incidente durante il funerale, investe, ha detto pompe funebri e scappa. L'automobilista si è fermato al passaggio del corteo davanti alla basilica, poi è ripartito di colpo, un 37enne è rimasto ferito. Salvato con il defibrillatore, Francavilla 37enne soccorso dopo il malore durante una partita. Nella pagina di Montesilvano, Villa Verrocchio cambia volto, via Lazio apre il cantiere, auto vietate. Fino ad aprire i lavori per 580.000 euro iniziano domani e prevedono il rifacimento dell'asfalto, la realizzazione di nuovi marciapiedi ed un impianto di raccolta anti-allagamento. Poi, sempre da Montesilvano, scuola comunale, corsi di teatro al via, giovedì la prima lezione per piccoli ed adulti, a Spoltore, lavori sulle strade, luci in via Pescarina. Poi andiamo a vedere Francavilla, in contrada Villanesi ripartono i lavori per la frana del 2013 e poi sempre da Francavilla, tirocini e borse lavoro, il comune cerca fornitori. Poi San Valentino, la tragedia del 2018, come abbiamo già visto, in quattro rischiano il processo per l'operaio morto folgorato, sono il proprietario della casa dove la vittima stava eseguendo i lavori e tre titolari delle ditte coinvolte. Il 45enne di Rosciano stava lavando la pompa di getto del cemento e il PM non fu valutato il rischio. Di spalla, penne, ricoveri lunghi, sopralluogo pescarese al San Massimo con il consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Poi ancora, turismo ambientale, scattano due corsi, formazione professionale, si tratta di lezioni per diventare accompagnatori cicloturistici ed educatori a Bussi sul Tirino. Siamo arrivati alle pagine di Chieti. Omicidio stradale, scatta l'inchiesta, mamma morta, automobilista indagato. Sotto accusa il 39enne alla guida della Fiat 500L che si è schiantata sul pick-up in cui viaggiavano Alessia Di Febo e il marito. Poi macchina contro filobus, feriti due passeggeri, incidente a Chieti Scalo, lo schianto provocato da una mancata precedenza da parte di una BMW. Nel taglio basso, auto a fuoco, l'incendio è doloso, Bucchianico, nel mirino un operaio di 43 anni, scattano le indagini dei carabinieri. Andiamo a vedere adesso
Ancora la pagina le pagine di Chieti sul Centro. Lanciano subisce violenze a 4 anni, a giudizio un 87enne. La vicenda del periodo 2007-2009, la mamma andava a casa di lui come domestica e spesso portava con sé la bambina. Ancora niente pioggia, ecco l'acqua per i campi. San Salvo, l'euro ortofrutticola chiede un'apertura straordinaria per le culture, ok del Bonifica Sud. Andiamo adesso nelle pagine di Chieti sul Messaggero, eccole qui. In apertura, stadio del nuoto, gestione per 25 anni a Serpellini, nel contratto lavori per 2 milioni e mezzo e il rifacimento dell'area della collinetta. Di primio, ora auspichiamo innovazione e grande qualità a beneficio dei cittadini. Poi anche l'inaugurazione della nuova sede del distretto TUA di Chieti, accogliere 30 autobus e 10 auto in arrivo, la palazzina per gli addetti. Allora andiamo a vedere queste due conferenze stampa che ci sono state ieri a Chieti con Giuseppe Dintino. A fine mandato l'amministrazione teatina raggiunge due nuovi traguardi. Il primo è quello della nuova sede del trasporto pubblico, il secondo quello dell'affidamento delle piscine comunali. Per quanto riguarda la nuova sede TUA, questa è stata realizzata in poco più di 2 mesi, ricopre 4.500 metri quadrati in località Brecciarola e può accogliere 30 autobus e 10 autovetture. Entro ottobre però dovranno essere terminati altri lavori ancora necessari, ovvero quelli di installazione dell'impianto di lavaggio dei mezzi, la tettoia, la struttura per il personale e altri ancora. In 62 giorni il primo step che avevamo in animo di realizzare è stato realizzato, abbiamo in qualche misura dimostrato non solo volontà ma anche la capacità di mantenere gli impegni che abbiamo assunto. Per quanto riguarda lo stadio del nuoto di Chieti invece avrà una funzione polivalente, non solo sport quindi ma anche divertimento e cultura. Questo impianto non sarà soltanto un impianto natatorio, ma sarà un luogo dove fare manifestazioni, incontri, cultura, spettacoli e ovviamente soprattutto nuoto. Ma l'idea del comune che stiamo valutando è quella di dare un senso organizzato a tutta quell'area. Per salvare la piscina era necessaria una gestione imprenditoriale e questa è la posizione del governo teatino che ha affidato la gestione dell'impianto per 25 anni alla ditta ESA Sales Network, che si impegna a completare tutti i lavori in 4 anni per un totale di 2 milioni e mezzo. Intanto il terreno della nuova sede TUA è proprietà della Central Park. Entrambe le società sono riconducibili al noto imprenditore Walter Serpellini, che da un lato quindi investe nella piscina, dall'altro riceve il compenso d'affitto da parte di TUA. Le società che hanno partecipato sono diverse e credo che oggi abbiamo ottenuto un grandioso risultato, una sede di TUA nuova, funzionale, con ovviamente la conservazione della sede in città. L'altra operazione persone diverse, era una gara e quindi è chiaro che chi ha partecipato poi ha vinto. Per la piscina però il bando è stato vinto dall'unica azienda partecipante e nonostante le due diverse società siano riconducibili alla medesima persona, per il sindaco di Primio le due operazioni non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Andiamo avanti, biglietti introvabili, TUA si scusa, una ragazza racconta sui social il suo viaggio da Odissea da Lanciano a Pescara, incassa la solidarietà di tanti, impossibile acquistarlo sul web o in stazione alle macchinette, poi equivoci a bordo della Sangritana, l'azienda, arriva la app di servizio più volte denunciato e motivo di proteste da parte dei pendolari, Gabriele Marchese dice nulla è cambiato. Restiamo sul Messaggero, andiamo nelle pagine di Teramo. D'Alberto vara la nuova giunta dentro Di Dalmazio e più Europa. Escono di scena la Marroni e Mistichelli. Maggiore presenza femminile, sono 4 le donne assessore. Entra anche l'ex scontento Maurizio Verna, resta in sella la Salini depotenziata, Pirocchi deluso. Andiamo a vedere poi sempre su la nuova giunta anche l'articolo che ci propone il quotidiano Il Centro, comune via D'Alberto Bis, varata la giunta a 9, Cavallari e il vice sindaco, entrano Verna, Maranella e De Santis, il sacrificato del PD e Mistichelli, gli esclusi, resta possibile l'appoggio di Italia Viva e poi il primo cittadino, non si poteva più andare avanti sopravvivendo, il nostro è un laboratorio che vuole allargarsi alla regione per l'area civica, siamo l'unica speranza. Andiamo a vedere prima del servizio anche
L'articolo che ci propone invece la città, il quotidiano della provincia di Teramo, varata la squadra 9, ora tutti al lavoro, Cavallari vice sindaco, fuori Mistichelli e Marroni, Maranella, Verna e De Santis rappresentano i nuovi ingressi. D'Alberto sceglie di tenere per sé, almeno per ora, la delicata delega alla ricostruzione e alla rigenerazione urbana, così come la governance delle partecipate, la programmazione economico-finanziaria. Qui ci sono i volti della nuova giunta, i nuovi ingressi in consiglio comunale con le surroghe. Noi invece facciamo il punto nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Dopo 10 giorni dall'azzeramento della giunta comunale di Teramo, il sindaco D'Alberto è orgoglioso di presentare il suo nuovo esecutivo. Una giunta che passa da 7 a 9 assessori, con qualche conferma e qualche addio, che conta la presenza di 4 donne, che si allarga alle forze civiche di opposizione, concedendo addirittura la fascia di vice sindaco a Giovanni Cavallari, candidato sindaco di Bella Teramo, e che mette fuori dai giochi Italia Viva perché ambigua e poco affidabile. Insomma, un progetto politico originale, un laboratorio di idee unico nel suo genere. Ecco, lei ha parlato di un progetto unico nel suo genere, dov'è questa unicità? Quello che è successo con questa esperienza nella nostra città politicamente è un fatto straordinario, un'esperienza civica che si fonde e si arricchisce con altre due esperienze civiche, altri due candidati sindaci, quindi non si tratta di un'operazione, diciamo così, matematica aggiuntiva. Due candidati sindaci, due esperienze in un momento in cui non c'era bisogno di aprire una crisi, infatti non c'è stata alcuna crisi, è una sfida molto, molto alta. Con Italia Viva sono stato molto chiaro, questo è un progetto, è un percorso che nasce anche e soprattutto per venire fuori da ambiguità di posizione. Chi sta con questa maggioranza lo deve fare, lo deve non soltanto dire, dichiarare, ma metterlo in campo anche con azioni che appartengono a questa esperienza amministrativa e politica, ma anche all'esterno di Teramo, dell'amministrazione comunale. Bisogna dimostrare appunto di stare da questa parte. Ecco i nomi e le deleghe della nuova giunta municipale di Teramo. Al sindaco la programmazione economico-finanziaria e la ricostruzione. Giovanni Cavallari, vice sindaco, lavori pubblici ed edilizia scolastica. Antonio Filipponi, commercio. Andrea Core, cultura e pubblica istruzione. Stefania Di Padova, bilancia e urbanistica. Maurizio Verna, traffico e trasporti. Valdo Di Bonaventura, manutenzione e gestione degli immobili comunali. Ilaria De Santis, politiche sociali e pari opportunità. Martina Maranello, politiche ambientali e rapporti con l'Ater. Sara Fallini, sport. Resta Alberto Melarangelo, presidente del Consiglio Comunale. Che messaggio darebbe ai cittadini oggi lei? Un messaggio di speranza, un messaggio sicuramente di un'aspettativa diversa, di un impegno diverso, di una maggioranza che si rafforza, di una maggioranza che ha al centro del suo mandato Teramo e i teramani, un impegno importante con una giunta sicuramente rinnovata, ma anche molto rafforzata e molto determinata. Deleghe importanti, come si sente? Deleghe importanti sicuramente, è un grande onore innanzitutto e una fortissima responsabilità a cui il sindaco ci ha giustamente chiamati e noi abbiamo dovuto rispondere. Quindi non starete un passo indietro? Come donne assolutamente no, cercheremo anzi piuttosto di mettere in campo tutte le nostre competenze. Sul centro Silvi Paese si lavora per attrarre turisti con l'albergo diffuso, poi guardrail sulla Atri e Pineto soffocati da erbacce e rovi. Ancora a Roseto, rapina e botte alla gioielleria e alla gioielliera, arrestato un romano di 65 anni identificato a 4 mesi dal colpo, lo ha tradito una impronta. Ancora via il processo al presunto terrorista ISIS, il 23enne egiziano ha vissuto a Colonnella. Notizia questa che ritroviamo anche sul Messaggero. Partito il processo al soldato dell'ISIS Saim Shalabi, era stato bloccato a Milano dopo aver vissuto per lungo a Colonnella. Ieri in aula, con un traduttore disposta alla perizia sulle intercettazioni telefoniche acquisite, è accusato di associazione e istigazione all'attività terroristica. Andiamo sulla città e completiamo le notizie dal teramano. Parcheggi riappropriati
affidati alla Tercop per 5 mesi in attesa della gara ponte. Il comune sceglie di affidare il servizio attraverso il project financing. Poi presa la banda che ripuliva le auto, specializzata nei furti ai parcheggi in centri commerciali, ha colpito anche nel Teramano. A Valle Castellana, dalle Marche, c'è chi tifa per la secessione. Il vicepresidente del Consiglio regionale Celani auspica che i cittadini votino per il passaggio alla provincia di Ascoli. La cronaca giudiziaria: terrorismo, soldato dell'ISIS a processo, giovane egiziano che aveva vissuto e lavorato a Colonnella, accusato di aver usato i social per fare proselitismo. Andiamo a vedere sul centro le pagine dell'Aquila. San Massimo, straordinaria scoperta, nel Duomo spuntano tombe nascoste localizzate dagli strumenti usati per lo screening del sottosuolo in uno spazio sotterraneo davanti all'altare maggiore. Casa dello studente, risarcimenti mai pagati, al via la procedura dell'esecuzione contro la regione, l'azione dopo 2 sentenze di condanna. Sculture in ricordo delle vittime del sisma, le 20 opere verranno selezionate con un concorso internazionale lanciato dalla regione. Poi condanne ribaltate per i lavori da 11 milioni, appalti, assolti Barattelli e Marinelli, lavori alla caserma Campomizzi, imprenditori scagionati in appello dall'accusa di truffa allo Stato, confisca revocata. Prima di passare allo sport, completiamo le pagine dell'Aquila anche sul Messaggero. Casa dello studente, Regione Azzu risarciscano i danni. Gli avvocati dei 2 sopravvissuti durante l'udienza civile sono rimasti parzialmente invalidi, rispettate i loro diritti. Poi sisma, percorso diffuso della memoria, un bando per realizzare 20 statue e ancora le assoluzioni per la vicenda della ex Campomizzi, assolti Barattelli e Marinelli. Pagina successiva, Belvedere, nuovi alloggi ai residenti, riunione tra ATER e inquilini che hanno dato disponibilità a trasferirsi in una nuova abitazione vista l'emergenza del ponte. Il meccanismo prevede una permuta con le proprietà comunali, vogliono andare via anche coloro che non sono nelle case popolari. Andiamo a vedere la pagina successiva, Aielli, stesso esplosivo di Torre dei Passeri. I carabinieri indagano su 2 colpi messi a segno nel giro di poche ore, prima in banca poi alle poste, uguale metodo dunque, sarebbero gli specialisti in trasferta, chiuso l'ufficio postale e il municipio per i danni della bomba. Siamo così arrivati alla pagina dello sport. Come già abbiamo visto nella prima parte della nostra rassegna, il Pescara è riuscito nel finale con una rimonta a vincere la partita di ieri sera contro il Cosenza. Pescara, cuore millennial, grandissima vittoria in remontata sul Cosenza, decidono Zappa e Bocic al 94esimo dopo un assedio costante, Galano ha fallito un calcio di rigore al 90esimo, le squadre in 10, cartellino rosso per Parmiero e Sciaudone. Il protagonista Milos, la prima da match winner, ci abbiamo sempre creduto. E poi negli spogliatoi, le Grottaglie 6 punti in 2 partite, questa è la risposta che voglio, dice l'allenatore del Pescara. Andiamo sul centro, la rincorsa, il Pescara fa festa grazie a Bocic, i biancazzurri ribaltano il Cosenza dopo una gara ricca di emozioni ed entrano in zona playoff. Il serbo decisivo in pieno recupero dopo che Galano sbaglia il rigore e Asensio colpisce il palo, primo tempo di sofferenza chiuso con l'espulsione di Palmiero, poi brividi a non finire in questa partita terminata 2-1. Mister Sorriso, l'allenatore, ha indovinato la mossa a Bocic, ero indeciso se far entrare lui o Borrelli, ma Milos mi poteva dare lo strappo e così è stato. Le Grottaglie, ecco come ho ricaricato il Pescara, il tecnico all'intervallo ha detto ai ragazzi di crederci e di stupire tutti. Le pagelle dei biancazzurri, Drudi una garanzia, Palmiero deludente, impatto devastante di Bocic, bene anche Crecco e Bettella. Nelle pagelle quasi tutte sopra la sufficienza, a parte alcuni casi come Melegoni, come Palmiero che si è fatto cacciare con una grossa ingenuità, Del Grosso tutti tra i 5 e il 5,5 e lo stesso Maniero 5,5. Poi Braglia, l'arbitro ha condizionato troppo la partita, questo il commento invece dell'allenatore del Cosenza.
La contestazione ieri sera, cori e insulti, la Nord contro Sebastiani, la frattura fra la tifoseria e la società si acuisce nella notte che si chiude con la festa per il ritorno al successo casalingo. Il commento di Daniele Barone: Sebastiani e la città, siamo allo scontro finale con il presidente che è tornato a minacciare di voler andare via a fine anno. Dopo la partita il massimo dirigente del Pescara sceglie la via del silenzio per non rinfocolare la polemica riaccesa dopo gli ultimi movimenti di mercato e il cambio in panchina. Andiamo a vedere poi nel taglio basso l'eccellenza di Pasquale: siamo in linea con gli obiettivi, così il tecnico del Lanciano. Le critiche del presidente, le assenze, le condizioni del campo pesano. Siamo adesso alla Serie C, ripartenza sprint del Diavolo, Teramo 2020 da primato, Bombaggi avanti tutta, la squadra di Tedino in vetta alla classifica del girone di ritorno con 12 punti, il fantasista esalta il gruppo dopo il successo con Rende e dice: è stata una grande vittoria. Poi completiamo questa pagina: Chieti, pugno duro, Sarrizzu fuori rosa, l'attaccante neroverde multato e messo ai margini per motivi disciplinari. Per la promozione l'Aquila insegue il record di punti col torno in parte, si gioca sabato. Ma restiamo alla Serie C, andiamo a vedere il Messaggero: Bombaggi esce senza salutare Tedino, l'ex capitano d'aprile, sono cose che possono succedere, il mister è una brava persona e ha sempre difeso il gruppo, il nuovo presidente sta gettando le basi per un progetto serio. La curiosità: il Diavolo ora è terzo nelle gare al Bonolis. Poi la Serie D, Chieti mai così in basso, adesso si rischia grosso, zona retrocessione, domenica prossima la partita della vita. Poi Pineto vivo e vegeto dopo la gran rimonta verso il sold out in occasione del prossimo derby. Il Giulianova sprofonda ma non si muove nulla, l'unica novità è il reintegro di Castiglia in squadra. Il DG Natali, Notaresco, stiamo compiendo l'impresa, con il Notaresco che ha 6 punti di vantaggio sul Matelica. E ancora per la Serie D, Vastese, la cura di mister Silva ha subito funzionato. Vastese che è tornata la vittoria in rimonta. Poi l'Avezzano, un giorno fortunato dopo tanti punti dilapidati. Completiamo questa pagina con il volley, errore in battuta fatali alla Sieco. A Bergamo la chiave di volta è stata la sconfitta nel secondo set, Ortona sorpassata ma resta al quarto posto in piena zona playoff. Il basket, Roseto, totale fallimento negli scontri diretti, terza batosta consecutiva, momento critico. Completiamo anche le pagine di sport sul l'abbiamo completate sul Centro, resta da leggere soltanto un articolo sul Messaggero che invece ci porta in America. Garoppolo, sogno svanito, ma ringrazio tutto l'Abruzzo, queste le parole di Jimmy Garoppolo, quarterback dalle origini italiane che è stato sconfitto assieme ai suoi San Francisco 49ers nel Super Bowl giocato contro i Kansas City Chiefs, vincitori del titolo NFL. Abbiamo chiuso così la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. Mattino 6 torna domani alle ore 8, la nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Proteramo. Grazie ancora e buona giornata.